Claudio, Eugenio. Dettaglio. Nicola, eccolo. Trader professionisti, anzi aggiungendo anche me, 4 trader professionisti che messi assieme probabilmente arriviamo a oltre 100 anni di esperienza, per non contare poi chissà quante cicatrici sul corpo dovute a operazioni andate in stop loss e anche super mega profitti fatti con il tempo. Ci aspetta una sessione live decisamente fuori dal coro, perché per la prima volta in tempo reale quattro colleghi si confrontano sui temi di mercato in questo momento qua caglienti, che ovviamente interessano soprattutto i financial markets. Quindi oggi non ci soffermeremo su Crypto and Company. Io direi subito di partire spoilerando e chiamando all'appello Paolo con un argomento che è caldissimo nella giornata attuale: il rublo russo. Stiamo vedendo che cosa sta accadendo a livello internazionale e in particolar modo in casa nostra, ossia in Europa, e tutte le favole che ci avevano raccontato ormai da 4 settimane, colpiamo la Russia, facciamogli vedere che le sanzioni pesano, mettiamoli in difficoltà finanziaria, portiamoli al default. In questo momento i mercati stanno apprezzando un tutt'altro tipo di scenario. Tanto per dare un metro di paragone, per chi non fosse particolarmente addentrato a questo tipo di ambiente, il rublo contro l'euro in questo momento sta apprezzando a quotazioni inferiori all'epoca pre-invasione dell'Ucraina. Siamo, come potete vedere, intorno agli 85 rubli per un dollaro, per un euro, e c'è stata una fortissima accelerata proprio nella giornata odierna. Paolo. Beh sì, buonasera a tutti, buonasera anche ai compagni di viaggio questa sera, Nicola e Pietro e a te. Allora, abbiamo visto rublo, pensa che oggi qualcuno mi ha chiesto dove si può comprare i rubli, e quindi qualcuno si sta già buttando su questa moneta che al momento sta registrando nuovi minimi, quindi è andato sotto i minimi di periodo, e comunque a mio avviso è sempre meglio non acquistare un coltello che cade, aspettare un attimino, perché anche se si prende leggermente più alto, quando si sistemano le cose si possono fare qualche affare, ma così il rischio è di andare in un trend ribassista e di perdere ancora soldi. Addirittura circa 15 minuti fa, 20 minuti fa, l'America, la Russia ha tentato di pagare un debito denominato in dollari, ha cercato di pagarlo in rubli, e gli Stati Uniti hanno bloccato appunto il pagamento di queste obbligazioni del debito che aveva cercato di pagare la Russia. Proprio ora alle 21:15 è passata la notizia, quindi li hanno anche bloccati, non hanno fatto pagare il pagamento in rubli, perché al momento i russi stanno cercando di pagare tutto in rubli e vogliono essere pagati anche in rubli anche loro a sua volta. Abbiamo visto che Orban, che oggi ha detto vabbè, non ci sono problemi pagare la Russia in rubli, però anche loro vogliono cercare di pagare in rubli. E invece anche per quanto riguarda gli Emirati Arabi, hanno detto che vogliono pagare anche loro in rubli, se ci saranno problemi pagheranno in rubli. Certamente c'è questa situazione un po' delicata, e io starei un attimino attento prima di mettere qualche soldino sui rubli, ecco, quindi starei veramente molto cauto e aspetterei che le situazioni si stabilizzassero, anche perché più che altro non è un investimento ma è più una scommessa, e io solitamente non mi piace scommettere in borsa, mi piace fare investimenti e cercare di ridurre i rischi. Qui i rischi sono ancora molto alti, quindi meglio rimanere un attimino cauti, lontani da rublo al momento. Grazie. Nicola, prendendo indici, equity, forex, materie prime, hai una convinzione tematica in questo momento di mercato che ti piace cavalcare, oppure siamo ancora in una fase di standby? Ma allora, intanto ti faccio una battuta veloce, Eugenio, su dollaro rublo. Adesso io guardavo dollaro rublo per vedere il contro dollaro, no? Russia contro Stati Uniti. Ha fatto il classico movimento da shock momentaneo, no? La guerra è uno shock momentaneo e speriamo tutti, ma sappiamo che prima o poi finirà, e si spera, ma succederà ovviamente, si troverà un nuovo equilibrio, si troverà un accordo, ci sarà un nuovo equilibrio geopolitico e tutto tornerà come prima.
e con chiaramente nuovi rapporti di forza. E quel movimento lì è un po' un classico, l'hanno fatto il petrolio, l'ha fatto l'oro, l'hanno fatto gli indici, l'ha fatto il dollaro rublo, esplosione in una direzione, quindi esplosione di prezzo in una direzione e poi ritorno al punto di partenza, quindi proprio il classico movimento a V, poiché sia una V dritta o ribaltata testa in giù, la dinamica è stata praticamente la stessa su tutti gli asset. Questo perché il mercato, dopo la paura iniziale, ha poi scontato che prima o poi si sarebbe tornati al pre-guerra, no? Chiaramente i mercati cercano di anticipare la realtà, no? Quindi scontano tutto in anticipo. Come tema interessante sui mercati, io ti parlerei degli indici perché è dal... Non so se vado al volo magari in condivisione dello schermo. Sì, metti la condivisione. Allora, vado in condivisione, così faccio vedere al volo magari un esempio europeo e un esempio americano. Condividi schermo, eccolo qua. Ok, dovrebbe vedersi un Eurostox in questo momento. Sì. Va bene, eravamo tornati long dai minimi del 7 di marzo, no? Anche qua stesso discorso, i mercati hanno recuperato tutte le perdite messe a segno da qui in poi, quando la Russia invaso l'Ucraina era il 24 febbraio, discesone e risalita. Siamo tornati al punto di partenza. E attenzione perché questo trend rialzista che dura da quasi un mese, forse proprio oggi, non potevamo fare diretta in un momento migliore, forse da oggi sta cambiando qualcosa. Quindi forse proprio oggi che questo trend rialzista si sta interrompendo con la rottura di questi minimi precedenti della seconda metà di marzo. Se ci fai caso, il punto più basso che è stato toccato dopo la metà di marzo, qua c'è stata una candela di esplosione rialzista, una chiusura su nuovi massimi di periodo, questa candela è un checkpoint, no? Mi dà un punto di riferimento molto importante. E poi da qui in poi non siamo mai andati sotto i minimi del 18 di marzo, quindi 3.735 punti sull'Eurostox. Non è un caso che la discesa di oggi sia andata poco sotto quel livello, adesso siamo poco sopra, fra 20 minuti c'è la chiusura e quindi i future europei stanno provando in tutti i modi a non chiudere la giornata sotto questo livello di prezzo, perché vorrebbe dire che praticamente più di 2 settimane, quasi 3 settimane di compratori, tutti quelli che hanno comprato in queste giornate qua, sono finiti in perdita. O sono finiti in perdita o hanno già chiuso precedentemente le loro posizioni long, che la mettiamo, ma sarebbe chiaramente un segnale negativo per il mercato. Quindi ultimo appiglio, questo livello di prezzo qua, per confermare questa tendenza rialzista che dura da un mesetto sugli indici europei. Poi magari gli americani li facciano dopo. Perfetto, ti ringrazio. Pietro, qual è invece la tua convenzione tematica adesso? Cioè indici, azionario, equity, forex, commodity, materie prime? Caro Eugenio, la mia convinzione è che per fare soldi sul mercato è molto semplice. Bisogna semplicemente comprare la prima settimana di marzo. Guarda che cosa sarebbe successo negli ultimi anni. Le sfighe capitano sempre a fine febbraio. E poi, come diceva Nicola, si riassorbono. Quindi, tanto 2 anni fa, peraltro anche l'anno scorso era un bel affare comprare la prima di marzo, e anche stavolta il 7 marzo bottom, non so se ricordi quel lunedì con l'apertura molto cruenta e poi tutto si è riassorbito. E quindi la convinzione adesso, a parte gli scherzi, è che è un mercato che va tradato sugli eccessi, è un mercato su cui bisogna avere la freddezza di entrare su situazioni estreme e che poi tendono fatalmente a essere riassorbite. Quindi il segreto, secondo me, in questa fase, ma in generale sui mercati moderni, è avere tanta liquidità pronta a essere investita qualora poi si manifestino quelle situazioni in cui sostanzialmente la casalinga di Voghera si spaventa e scappa via, e viceversa quando sale molto tutti comprano. Quindi il solito mirror trading rispetto a investire retail, cioè fare esattamente l'opposto rispetto a quello che fanno loro, e soprattutto avere i nervi saldi nelle fasi più estreme. Quindi tipicamente in questo momento sto
cercando proprio pardon, queste situazioni un po' estreme, quindi che ne so, situazioni come l'altro giorno su Twitter che è arrivata fino a 55 pari tracciato. Sul mercato italiano c'è Interpump che sta spingendo molto all'ingiù e potrebbe riassorbirsi, e sulle materie prime c'è stato il natural gas, il petrolio quando ha superato 105 e quant'altro. Quindi il consiglio che mi senti dare in questa fase è non cavalcare una storia singola, ma rimanere in attesa di situazioni estreme, situazioni in cui si va tutti da una parte e noi dobbiamo fare esattamente l'opposto, cioè andare dall'altra quando tutti stanno vendendo come se non ci fosse un domani, iniziare a comprare, magari non al volo, no? Scalettando i livelli, perché poi è impossibile prendere il minimo, ma tu entri scalettando e poi piano piano liquidi la posizione quando l'eccesso si riassorbe. Molto interessante, grazie. Adesso vi condivido una notizia che riguarda le recenti esternazioni fatte dalla Federal Reserve in merito a quello che sta accadendo ovviamente anche in Europa orientale. Quindi com'è si fa a condividere qua? Condividi, eccolo qua. E chiederei a ognuno di voi quali sono le vostre, quindi andiamo a ruota di nuovo, Paolo, Nicola e poi Pietro nuovamente, quali sono le vostre aspettative con i tassi sul Treasury? Per chi non sapesse cos'è il Treasury, è l'obbligazione decennale degli Stati Uniti, quindi il titolo di Stato più liquido al mondo in questo momento per volumi scambiati e così via, che generalmente considerato un safe haven, un parcheggio temporaneo magari quando c'è turbolenza finanziaria e così via. Cosa possiamo rischiare in termini di deflussi sul mercato nei prossimi mesi con un Treasury che, come potete vedere, nella giornata odierna ha scavalcato abbondantemente il 2,5 di rendimento e nelle epoche passate la soglia cosiddetta del dolore erano i 2 punti percentuali. Il Treasury oltre il 2 rappresentava un campanello d'allarme e così via discorrendo. Paolo, Nicola e Pietro. Beh sì, naturalmente vedere i Treasury così schizzare così in alto hanno provocato un po' di fibrillazione sui mercati. Abbiamo visto i mercati stanno ritracciando molto bene. E evidentemente è un anticipatore, perché la Fed cerca in tutti i modi di bloccare questa inflazione, e molto probabilmente il prossimo aumento si parla già di un 0,50 di aumento rispetto a un quarto di punto che ha fatto l'altra volta. Quindi cercano in tutti i modi di fare questa cosa. L'inflazione non riescono a tenerla sotto controllo, gli è sfuggita di mano, e alla fine questa cosa qui provocherà questo aumento dei tassi. Provocherà senz'altro un rallentamento da parte dell'economia americana, si pensa. Perché naturalmente, dovendo rifinanziarsi le aziende americane, molto probabilmente dovranno pagare dei tassi leggermente più alti rispetto a quelli che pagano adesso, che non hanno pagato niente fino adesso, quindi dovranno rifinanziarsi, e questo ricadrà naturalmente sull'azienda, e quindi minor utili. Minor utili, vediamo che i Treasury stanno volando su, anche se aveva detto JP Morgan che non aveva capito bene questi investitori che hanno investito molto di più questo mese, non si capisce se sia stato sull'azionario oppure se sia stato sulle commodities, visto che hanno beneficiato di questo rialzo poderoso le commodities. E quindi vedremo un attimino se questi soldi andranno sull'azionario, perché ogni ritracciamento, abbiamo visto l'anno scorso che recuperava bene il mercato, oggi ha fatto vedere bene Nicola come ha rotto un livello importante di swing, che sembra il presupposto per andare giù, ma sappiamo benissimo che tante volte i punti di swing vengono rotti proprio per andare a bloccare tutti quelli che vanno a stoppare le operazioni, e dopo il mercato recupera. Come abbiamo visto quel lunedì famoso, come aveva detto Lorenzo, se pensiamo al giovedì e venerdì come è crollata la borsa prima del 7 marzo, il giovedì e venerdì era crollata veramente forte la borsa, è stata proprio la tempesta perfetta, perché dopo tutti quelli che erano a casa hanno avuto modo il sabato e la domenica di pensare a cosa fare per le azioni, erano in fibrillazione, avevano paura. Lunedì, naturalmente, tempesta perfetta, la borsa ha aperto giù, tutti in stop, e alla fine dopo il mercato è andato su quando tutti hanno liquidato. Quindi proprio sembra congegnata proprio bene questa,
questa storia ogni volta che fanno passare paura a tutti i retail, tutti si stoppano e dopo alla fine il mercato è andato su. Come adesso stanno creando un po' di paura con questi Treasury che stanno andando sopra i 2,5%, a mio avviso qualcosina dovrebbe rientrare, quindi il mercato dovrebbe muoversi in fase di trading range abbastanza ampio, ma grossi scossoni, a meno che non ci sia qualcosa a parte della guerra, a mio avviso non ci saranno. L'anno scorso ci ha abituato ad andare su e registrare nuovi massimi, quest'anno ci dovrà abituare a vedere il meno 2, meno 3, più 2, più 3, il mercato sarà in trading range a mio avviso per parecchi mesi. Nicola, grazie. Allora, intanto, come giustamente diceva Paolo, ma lo diceva anche prima Pietro, è quando c'è paura, no? Che bisogna, quando scorre il sangue nelle strade, che si fanno gli affari, no? Che bisogna comprare. E anche sugli obbligazionari sembrava che quel livello di 2% di rendimento, no? Potesse far trasferire liquidità dall'azionario all'obbligazionario. Poi alla fine siamo arrivati al 2,67% e questo grandissimo crollo, questo scossone non c'è stato, no? Tu facevi vedere il Nasdaq, dai massimi storici il Nasdaq ha fatto meno 23% dai massimi storici, guarda caso il giorno di inizio guerra, proprio il giorno di maggiore panico, il Nasdaq ha fatto i minimi e poi praticamente non li ha più visti, li ha giusto sporcati una settimana o due dopo. E adesso è a meno 13 dai massimi storici, quindi l'equity, che alla fine è quella che dà sempre i rendimenti più alti nel lungo periodo, alla fine non ha perso tanto. E adesso che gli obbligazionari stanno dando rendimenti interessanti, sicuramente è ora di cominciare a guardarli, è ora di cominciare magari a investire un po' di liquidità libera, in parte anche sugli obbligazionari, in particolare sulle scadenze corte, perché sono state le scadenze corte quelle che hanno subito la maggior diminuzione di valore e quindi il maggior aumento di rendimento. E anche pensando a casa nostra, senza andare sul Treasury americano, poi c'è tutto il discorso del rischio cambio, bisognerebbe coprirsi eccetera eccetera, anche guardando a casa nostra un bond governativo italiano, scadenze tipo sui 5 anni cominciano a essere interessanti, ti danno dei rendimenti che negli ultimi mesi sono aumentati, hai la tua cedolina più alta rispetto a quelle che trovavi un anno fa e li compri anche magari sotto quota 100, quindi li compri a 98-99, a scadenza ti rimborsano 100, alla tua cedolina te la danno e insomma per 4-5 anni li puoi portare a scadenza senza troppi problemi. Grazie. Pietro? Ma guarda, in condizioni normali, se ti aspettano 6, 7, ma anche 5 rialzi dei tassi, alcuni che potrebbero essere anche di mezzo punto, il mercato dovrebbe crollare, no? Siete d'accordo con me? Quando si parlava già di una politica così moderatamente restrittiva, c'erano ai tempi normali, c'erano delle fughe dai mercati. Invece sostanzialmente siamo ancora in una situazione di assoluto controllo, anche l'indice italiano tutto sommato adesso sta a meno 9, niente di che. E quindi il tema è questo, mentre negli anni precedenti il tema era sempre il buy on dip, cioè ogni volta che gli indici andavano giù del 7, 8, 9, 10%, quelli americani dai massimi, se ci pensi il giochino ha funzionato per ben 12 anni, no? Ogni volta che andava giù, un po' giù, iniziavi a piramidare, ti andava sempre bene. Adesso la musica è cambiata, da gennaio le cose non stanno più così, ma i mercati reggono. Perché reggono? Perché è vero che tu ti vai a prendere un rendimento magari su BTP Gold anche al 2-8%, però è anche vero che l'inflazione reale, parliamoci francamente, è tranquillamente sopra il 6%. E quindi in termini reali comunque perdi, incassi il 3, però l'inflazione ti tocca del 6 e quindi siamo sempre punte da capo. Quindi per ora il mercato regge perché il mercato obbligazionario offre dei rendimenti che comunque non riescono a pareggiare l'inflazione vera, quella che poi tutti noi percepiamo, e quindi fin quando c'è questa dinamica andremo avanti così. Però ribadisco, il tema è cambiare le metriche. Mentre ti eri abituato a comprare sui dips nel passato, adesso non devi fare più così, adesso devi comprare sugli eccessi. E mi fa piacere che Paolo ricorda quel lunedì, mi ricordo perfettamente, sul mercato italiano alle 9.32 esatte,
andate allora di vedere, c'erano tutti i bancari che non facevano prezzo, non riuscivano a aprire, e poi magicamente dalle 9.33 in poi, quando tutti andavano in eccesso di ribasso e sembra che tutti buttavano via, a un certo punto si è vista proprio l'inversione e così. Quindi è un mercato che va preso così adesso, va preso per le corna quando scende forte e va preso con la zampata all'ingiù quando sale forte, e bisogna avere fegato però per fare queste robe qui. E quindi consiglio sostanzialmente questo approccio, e sull'obbligazionario non mi convince, cioè io non il BTP anche al 2.8 non me lo compro, perché l'inflazione è più alta e quindi alla fine non mi sembra un buon affare, quindi per ora ne rimarrei tranquillamente alla larga. Ti ringrazio. Beh, visto che si sta scaldando l'ambiente, anche la chat, e stanno arrivando anche ad accodarsi tanti altri ascoltatori, adesso cominciamo un po' a scendere il fuoco, a creare un po' di panico tra i trader, i retail e tutti gli altri che ascoltano e poi ascolteranno la registrata. Qui abbiamo una grafica che, come potete vedere, giornata odierna, ormai si parla che anche per l'Italia ci sarà un'inflazione, non dico galoppante, ma selvaggia, tranquillamente, oltre 9 punti percentuali. Sarà un tema di investimento dominante per tutto il 2022, forse anche per gran parte del 2023, e questo dovrà ovviamente obbligare tutti coloro i quali erano abituati a creare rendite di posizione attraverso strumenti finanziari, effettuare rese di portafoglio e così via discorrendo. Nuovamente andiamo a ruota, Paolo, Nicola e Pietro. A vostro modo di vedere, adesso dobbiamo un po' sbilanciarsi perché così creiamo anche molto più attrito con la chat. Secondo voi, non vi chiedo quali saranno i titoli migliori, gli strumenti migliori, i mercati migliori. Vi chiedo l'esatto opposto. A fronte di questo scenario che stiamo delineando, quale potrebbero essere, a vostro modo di vedere, i strumenti finanziari che faranno particolarmente peggio rispetto al mercato? Quindi sostanzialmente, non so, prendendo dall'immobiliare, andando all'obbligazionario, ai titoli di Stato, alle materie prime, ai ciclici, ai difensivi, ai assicurativi, metteteci dentro tutto quello che volete. Secondo voi, quali saranno i mercati dai quali stare distanti, nel senso che potrebbero causare performance particolarmente spiacevoli per questo scenario che stiamo delineando? Paolo. Beh, innanzitutto starei lontano dall'euro-dollaro. L'euro-dollaro starei lontano, perché tutti pensano che vada su, invece piano piano viene giù continuamente, quindi l'euro-dollaro tutti pensano che vada su, e invece vediamo che viene giù. Aspetta Paolo, quindi ti aspetti un ulteriore rafforzamento del dollaro? Mi aspetto un ulteriore rafforzamento del dollaro. Cioè io, ti dico la verità, da sempre non ho mai comprato euro nel confronto del dollaro. Ho sempre comprato dollari, e ho sempre guadagnato tanti soldi quando ho scommesso sempre sul dollaro, perché scommetto sulle materie, sulle valute forti. Quindi a mio avviso il dollaro penso che si possa rafforzare ancora, perché è convinzione di tutti che l'euro vada su. E quando sono in troppi che pensano che l'euro vada su, guarda, ti dico anche la parità, per me l'euro è già tanto, la parità dell'euro nei confronti del dollaro dovrebbe ritornare ancora a 0.8 per essere il value dell'euro nel confronto del dollaro. E dopo, per quanto riguarda dopo il petrolio, penso che dopo le zoomate che potrebbe avere anche nei prossimi mesi, a mio avviso potrebbe tutto rientrare e potrebbe venire giù forte anche il petrolio. Basta sistemi un attimo la situazione, si trovi qualche equilibrio, e dopo alla fine il petrolio potrebbe scendere abbastanza violentemente. Dopo, per quanto riguarda i mercati azionari, abbiamo visto parecchi titoli che hanno beneficiato tanto, e a mio avviso anche Tesla, che è un titolo che ha corso tanto in America, a mio avviso potremmo subire delle perdite anche su Tesla, perché ha registrato veramente dei rialzi enormi, e quindi a mio avviso starei molto attento anche su Tesla. Diverso discorso magari su qualche titolo come Apple, che a mio avviso anche nel caso di tracciamento, titoli come Apple e generali,
sottotitoli vedo generali che non scende più da 20 euro, ha fatto oggi sotto i 20 euro, che non mi aspettavo 20 euro, il mercato stradebole, vediamo generali rimane là sopra. Quindi i bancari sono sempre quelli in caso di rialzo da shortare, perché sono quelli che dopo alla fine pagano di più dazio e vediamo che scendono anche abbastanza violentemente. Quindi mi aspetterei ancora un'intesa a ridosso di 1,70-1,80, se non anche più bassa, perché vedo i bancari sono sempre fortemente in difficoltà e quindi starei molto attento anche sui bancari in questo periodo qui. Perfetto, ti ringrazio. Nicola? Allora, io col sorriso ti dico quasi il contrario di Paolo, Paolone. Questo allora, è bello, bello Traders Night Show, dai, confronto, mica siamo tutti all'unisono che devono raccontare, convergere sulla stessa view. Vai. È la gestione delle trade che fa la differenza. No, sai, sul dollaro è un pochettino che sto dicendo che secondo me invece al contrario siamo arrivati. Dollar index, quindi rafforzamento del dollaro, forse agli sgoccioli, ma in realtà tutto dipende da quello che faranno le banche centrali, no? Saranno loro alla fine l'ago della bilancia, ovviamente, no? Né io né Paolo siamo dei piccoli trader retail. No, però effettivamente il dollaro è salito tanto dall'inizio del 2021, che valeva 89, siamo ormai arrivati a 100, 11 figure in più di un anno, perché abbiamo cominciato a scontare una politica monetaria restrittiva della Fed. Ormai tutti si aspettano i famosi 7 rialzi dei tassi, no? Quando lo disse sì. Bank of America sembrava una follia, e poi ce l'ha detto Powell, ce l'ha detto il presidente, quindi a questo punto ce li aspettiamo. Quindi il mercato ha già scontato, a mio avviso, il massimo che poteva scontare come aspettative di politica restrittiva. E infatti il dollaro è salito. Adesso bisogna vedere cosa fa la BCE. Quindi la mia fish contro il dollaro in realtà è più una fish a favore dell'euro. Cosa vuol dire? La GARD per mesi e mesi, mentre Powell diceva tagliamo le iniezioni di liquidità, le azzeriamo, alziamo i tassi, la GARD continuava a dire no, noi andiamo avanti così, non cambiamo niente, poi dalla fine dell'anno, inizio di quest'anno, un pochettino ha cominciato ad allinearsi, ha cominciato a parlare anche lei di uno o due rialzi dei tassi, ce li possiamo aspettare, no? Quindi se per caso, alla fine, BCE e la GARD si allineano pesantemente con la politica restrittiva Fed, a quel punto l'euro ha ancora tutto da scontare. Sì. Nessuno se lo aspettava, non era nei prezzi ancora, e a quel punto l'euro si deve rafforzare, come ha fatto il dollaro nell'ultimo anno, e potrebbe arrivare quell'inversione di tendenza. Poi sono d'accordo con Paolo che oggi nei prezzi non c'è da comprare euro-dollaro. Io anche oggi ho provato uno short, non me lo sono preso tutto, Paolo, però qualcosina sono riuscito a fare, quindi i prezzi ancora non ci dicono che è arrivata questa cosa, quindi nei prezzi ha ragione Paolo. Nelle aspettative, se la BCE fa quello che ho detto, potrebbero arrivare delle belle sorprese. Grazie. Pietro? Guarda, io te ne dico tre, uno per il breve, uno per il medio, uno per il lungo, che shorterei e comunque non ho una visione positiva. Per il breve andrei su Cyber, senza dubbio ci aspetto un aumento di capitale iperdilutivo, le CDP e ENI lo coprono al 42%, quindi testo bisogna farlo tirare fuori dal mercato. Quindi da qui a fine anno mi aspetto che il titolo inevitabilmente scenda, nel senso che adesso faranno assemblea straordinaria, poi alla prima finestra buona di mercato, secondo me settembre-ottobre parte l'aumento e il titolo secondo me inevitabilmente scende. Nel medio termine invece non mi piacciono le società e social network, quindi in particolare Facebook già ne sta risentendo. Se ci pensi, Facebook sta da inizio anno su anno già a meno 26 contro, che ne so, Apple più 37, Microsoft più 25, Tesla vabbè più 60 e Disney e quant'altro. Il vento lì sta cambiando, i numeri parlano di un lento disinteresse, e anche il metaverso secondo me non li salverà, lì secondo me il vento è cambiato. Nel lunghissimo termine invece non mi piace il petrolio, perché la transizione energetica prima o poi inizierà,
e ho l'impressione che i cartelli, in particolare l'OPEC Plus, sta spremendo il limone per gli ultimi anni, cioè da qui a 5-10 anni la direzione si capisce, è una direzione che cercherà di fare a meno il più possibile del petrolio, quindi l'impressione è che chi ce l'ha adesso sta spremendo gli ultimi, si fa per dire, insomma ci vorranno un po' di anni, ma nell'arco di 5-10 anni secondo me il petrolio non avrà più il ruolo centrale che c'ha. Quindi ricapitolando, nel breve Saipem, medio termine Facebook e nel lunghissimo il petrolio. Veramente molto istruttivo anche questo tuo intervento. Adesso cominciamo anche ad evadere qualche richiesta che ci arriva da chi sta ascoltando in chat, e me l'ero già segnata come tema da chiedervi a ruota ad ognuno di voi. Che cosa ne pensate, visto il clima di caccia agli asset per proteggersi da inflazione dell'oro? Cioè, ha ancora senso oggi andare a inserire tatticamente l'oro in portafoglio o cavalcarlo ciclicamente, perché ci saranno 18 mesi in cui il tema dominante sarà come proteggersi da questa tassa occulta, oppure è un'epoca finita, i millennials adesso puntano più, che ne so, su Bitcoin, sulle cripto, invece che andarsi a proteggere con il metallo giallo tradizionale? Che cosa ne dite, Paolo, Nicole e poi Pietro? Beh, sull'euro abbiamo visto che sul future aveva recuperato, era andato sopra i 2000 dollari, quindi ha fatto un massimo di 1070, una cosa del genere, 1077. Per cui a mio avviso il gold sì, è da comprare e mettere in portafoglio, però questi prezzi qui siamo molto lontani dai massimi, siamo a 1929, 1930, una cosa del genere. Quindi lo aspetterei più a ridosso di 1500, 1600, lo aspetterei super. Allora, fermi, vi faccio proprio una provocazione a tutti e tre. Ritenete plausibile, possibile l'oro oltre i 2500 dollari l'oncia da qui a un anno e mezzo? No. Un anno e mezzo no, ma per me prima o poi, allora i massimi storici per me li supera entro un anno e mezzo, quindi torna sopra i 2100 dollari all'oncia entro un anno e mezzo, sì, addirittura 2005 è altino, però io l'oro l'ho comprato già dal 2021, è stato fermo un anno intero nel 2021 l'ha chiuso a meno 3, meno 4%, e un pochettino alla volta, scalettando, come diceva Pietro, alla fine ho esaurito la mia quantità dedicata all'oro. Poi, l'ha detto prima Pietro, un'inflazione così elevata, e there is no alternative, no? Alla fine il cash, l'equity, l'azionario, che ti dà dei rendimenti così elevati da combattere l'inflazione. Però comunque, così come un pochettino di obbligazionari li ho messi in portafoglio per diversificazione, nel 2021 mi ero già preso l'oro. Poi quest'anno, l'anno scorso è rimasto fermo, quest'anno è andata bene perché sta andando bene, perché a febbraio ho avuto quel salitone enorme. E poi alla zavorra della salita del dollaro. La salita del dollaro fa scendere l'oro. Se dovesse togliersi dalle scatole anche quella zavorra lì, per me potrebbe esplodere. Poi sono d'accordo con Paolo che i prezzi attuali, cioè mettere, aggiungere altro oro in portafoglio, i prezzi attuali no, sicuramente anch'io, se proprio ne devo aggiungere ancora, sono d'accordo con Paolo, aspetterei i prezzi più bassi. Ormai quello che ho preso, e non ne aggiungo altro, ecco. Grazie. Pietro? Guarda, non saprei onestamente. 2005, il tema, io onestamente non fa parte del mio modo proprio di ragionare, tenere in portafoglio 4-5 anni un asset senza modo. Ma è rientrando nell'ottica di un milione per mia figlia, non ci sta dentro un po' di oro? No, per me no, è la critica più grande che mi fanno al libro, dice sì, ma tu c'hai un portafoglio troppo esposto sui settori di un certo tipo, troppo esposto sul dollaro, troppo esposto sul tech. È chiaro che se tu hai un approccio tradizionale dove devi diversificare per avere poca volatilità in portafoglio, ci sta l'oro. Ma io non ho quel tipo di approccio. Il mio approccio è massimizzare il rendimento in 15 anni. Quindi a me non mi interessa, mi piace la volatilità perché faccio un pack e quindi se va su e giù, sì, i miei sottostanti sono molto felice.
Detto ciò, l'oro secondo me nel breve si può apprezzare, perché il tema proprio in due battute è questo: adesso la guerra finisce, finirà prima o poi, però secondo me non si è capito bene che questa non è una guerra che una volta finiscono i cannoni, se Dio vuole, spero presto, a suonare, poi finisce lì, nel senso che si è totalmente alterato l'equilibrio geopolitico che stava in piedi per anni, e adesso rimettere i rapporti, rimettere a posto i rapporti fra Oriente, parte orientale del mondo occidentale, non sarà così banale, perché io credo che il ruolo della Cina, poi si scoprirà, è un ruolo molto più attivo rispetto a quello che stiamo immaginando, e quindi anche se ci sarà un cessato il fuoco, ci saranno anni di tensioni. Questo il 24 febbraio rimarrà alla storia, secondo me, perché sarà una data che in qualche modo ha cambiato, no? Un po' l'evoluzione della storia. In Europa, ai confini dell'Europa, stavamo, era impensabile una roba del genere, e credo che questo lascerà un segno. Quindi, anche se finisce anche la guerra in Ucraina, secondo me ci saranno altre tensioni geopolitiche. Penso alla Cina su Taiwan, e penso a dei movimenti non banali. Quindi, occhio, perché l'oro poi può essere tipicamente quell'asset in cui ci si rifugia quando non si sa che fare. Quindi, nel lungo non lo so, nel lungo non è la mia filosofia tenermi l'oro per anni, anche perché non dà rendimenti. Però riconosco che in un portafoglio di chi vuole ridurre la volatilità complessiva del portafoglio è legittimo metterlo, perché chiaramente tende a compensare parte della mia filosofia. Ti ringrazio. Direi che adesso l'oro invece come la pensi? No, io sull'oro cosiddetto tradizionale, il metallo, assolutamente. Se mi dite oro digitale tipo ambiente cripto, sì, allora ci credo, soprattutto in questo momento qua di mercato. Ma l'oro fisico, e poi non dimenticatevi mai, io sono di Vicenza, secondo centro di produzione orafa d'Italia, ho anche un certo feedback proprio dai produttori che hanno delle aspettative per quest'anno che non sono poi così tanto confortanti, in conseguenza anche dei flussi che venivano esportati proprio verso la Russia, monili, gioielli e così via. Facciamo adesso una provocazione, anzi vi faccio una provocazione, vi chiedo invece una vostra forte convinzione tematica. Prima vi faccio la mia e poi ognuno si sbilancia. Vi chiedo veramente di potervi sbilanciare, non di puntare su un titolo, su una singola asset, ma magari su un paniere e così via discorrendo. E a mio modo di vedere potrebbe rappresentare dare grande soddisfazione per entro la fine del 2022 l'equity l'azionario dei paesi emergenti, però paesi emergenti non presi a caso, cioè tutti, ma selezionati all'interno di questo nuovo paradigma che è conseguito al nuovo ordine mondiale, cui ha appena citato anche Pietro, ossia il reset di tutti gli equilibri geopolitici che sono scaturiti con il 23 febbraio. Pertanto io, azionario, equity emerging markets con il rebalanced con il new world order. Paolo, Nicola e Pietro. Ma io sono un po' come BlackRock, che investe poco sull'Europa perché l'Europa non ci crede molto, visto che abbiamo un po' di crisi in questo momento qui, poi a mio avviso non è governata bene dalla Lagarde, non sa mai cosa fare. E quindi punterei sempre sull'America, e quindi in caso di ritracciamenti punterei sempre sull'SP500. Nell'SP500, a mio avviso, l'indice di riferimento, qualsiasi ETF che replichi l'SP da tenere in considerazione, e poi un po' di asiatico, comunque fortemente l'America. Io punterei sull'America, come sta puntando BlackRock, solitamente sbaglia quasi mai, quindi sta puntando fortemente sull'America, ha tolto liquidità dell'Europa e sta puntando fortemente sull'America, quindi sono d'accordo. Quindi diciamo equity, large cap statunitense? Sì, esatto. High tech o industriale? Beh, andrei più su high dividend, quindi tutte società da alto dividendo americane. Sono quelle che hanno meno oscillazione rispetto ad altre. Va bene. Nicola. Equity americano anch'io, Eugenio, assolutamente.
Allora, l'ho già preso con un 20-25% della liquidità che avevo a disposizione, quello che vi dicevo prima, e poi la prenderò un pochettino alla volta se dovesse continuare a scendere. Alla fine, ogni volta pensiamo che ci possa essere qualche altro asset, no? A fare la performance migliore dell'anno, poi alla fine lo scudetto lo vincono sempre le stesse squadre, no? Quindi alla fine l'equity americano è sempre uno di quelli che... Guarda che ti sta guardando male Pietro, ti sta guardando male. No, no, ma allora... È lì ogni volta, l'ho detto anche a Napoli che, ma attenzione Pietro, adesso non te la voglio buffare, ma vincono sempre le stesse squadre, sono quelle 5-6 lì, dove c'è anche quella lì, non faccio il nome così non la gufo. No, non lo fare. Cioè nel senso, no, non l'ho detto, no, nel senso, però lo scudetto non lo vince la Salernitana, ok? Non lo vince il Bologna, non lo vince il Parma. Sono sempre le, com'è che le chiamano, le solite sette squadre di sempre, no? Le solite sette di sempre, quelle squadre lì. Non faccio nomi. E poi aggiungo l'oro che è già salito quest'anno, soprattutto grazie al mese di febbraio, e però non farà tanto perché, come diceva Pietro, è un bene rifugio, è poco volatile. Quando sale meno degli altri, quando scende si difende meglio e perde meno degli altri. Torneranno secondo me le cripto. C'è il Bitcoin che sta facendo una riaccumulazione sui 40.000 meravigliosa, ma Ethereum probabilmente farà meglio. Perfetto. Pietro. Guarda, io vado, non mi piace molto la scelta geografica perché ormai c'è una globalizzazione che in qualche modo correla un po' tutto, quindi vado sui settoriali. La mia fissa, forse la sai, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, è la cyber security. Ormai è un tema al quale tutti noi siamo chiamati, da noi piccoli che magari lavoriamo in remoto e quindi abbiamo sempre più problemi, alle grandi guerre, al condizionamento delle persone che si fa con la gestione dei dati e quindi la protezione dei dati. Il tema è che mentre prima eravamo tutti con le porte in legno e di vetro, adesso se ci pensi gli ultimi 40 anni tutti hanno messo le porte blindate, sarà uguale nel mondo digital, adesso abbiamo tutte le porte abbastanza, come dire, con le serrature facili da aprire, e nei prossimi 5-10 anni avremo tutti delle porte blindate digitali. Secondo tema che mi piace molto è l'intelligenza artificiale. Ho fatto degli studi, è impressionante la quantità di lavori che spazzerà via l'intelligenza artificiale, cioè ci saranno, è un po' come ai caselli, non so se vi ricordate, ai tempi nelle autostrade c'era il casellante che faceva probabilmente uno dei lavori più noiosi della storia, no? Quello di dare il resto e quant'altro. Si sapeva che i casellanti, si sa che spariranno, e quindi un sacco di mestieri spariranno, così come è sparito il mestiere del casellante proprio in virtù dell'intelligenza artificiale. Mi immagino la stessa dinamica. E poi mondo blockchain, criptovalute, secondo me è più maturo, e anche come diceva Nicola, l'andamento del Bitcoin è molto diverso rispetto agli anni passati. Questo genio, sicuramente tu più di me lo potrai confermare, stanno entrando flussi diversi, e anche lì quando ci sono i sell-off, so se ti ricordi i sell-off di 2-3 anni fa, era veramente roba da panic selling che veniva giù del 40-50 e non c'era freno. Invece adesso si vede che c'è il freno, si vede che una volta interviene il Salvador, una volta interviene Musk, sì. Insomma, quando va giù c'è sempre qualcuno che lo va a comprare, quindi lo vedo più maturo. E poi blockchain è una tecnologia tendenzialmente straordinaria che può avere delle applicazioni anche lì che possono sparigliare le carte. Lì c'è da combattere un po' di resistenza, no? Rispetto a chi poi magari viene penalizzata l'introduzione in blockchain. Penso banalmente, che ne so, alla figura del notaio che potrebbe... Sì. Che potrebbe essere spazzata via. Quindi in conclusione vado sui settori cyber security, IA, intelligenza artificiale e mondo crypto blockchain. E blockchain crypto. A questo punto mi avete provocato e mi riprovoco io, ma soprattutto Paolo e Nicola, perché Pietro è meno esposto da questo punto di vista. Ma tra 6 mesi ci sono le elezioni del midterm negli Stati Uniti. In questo momento Biden non è che ha un deterioramento di gradimento e di consenso piuttosto elevato. Sappiamo che
il governo, l'amministrazione Biden si regge su una persona in questo momento, che è la Kamala Harris, la quale fa l'ago della bilancia in Senato, perché sono 50 democratici contro 50 conservatori. Però in caso di parità è il voto del presidente, del voto del vicepresidente, che sposta il peso del Senato e quindi approvazione di disegni di legge e così via. Da quello che sta emergendo è molto plausibile che con i midterm non ci sarà, è abbastanza ardua la riconferma di tanti senatori. Questo significa la possibilità per l'amministrazione Biden di perdere completamente il controllo del Senato, significa non poter più implementare interamente la propria agenda politica, perché dovrebbe arrivare a patti con i repubblicani, con i conservatori. Che cosa mi dite in tal senso? Cioè, la vostra view di equity US large cap assieme anche al tech, cioè, prende in considerazione questo tipo di rischio? Beh sì, questo tipo di rischio c'è, ma a mio avviso sarà più un po' il discorso della politica della Federal Reserve che agirà di più su quello che saranno i movimenti del mercato. C'era un po' di volatilità, come ho detto precedentemente, ma nulla di che, non è che sposterà più di tanto il discorso del medio termine. Staremo a vedere un attimo cosa succederà, però a mio avviso non sposterà più di tanto gli equilibri. Ci sarà, dovremmo vivere un anno un po' particolare rispetto a tutti quelli che abbiamo vissuto precedentemente. Come ha detto Pietro, ci dovrà aspettare qualche accelerazione in più a ribasso rispetto che una sola. Eravamo abituati gli anni scorsi che un'accelerazione si comprava subito a ribasso e andava subito su. Adesso dobbiamo aspettarne due o tre di fila e a mio avviso dopo rientrerà tutto. Quindi ci sarà un po' di volatilità in più, ma non sposterà più di tanto questo discorso delle elezioni midterm di quest'anno. Sarà qualche capitombolo in fase di elezioni e qualche spostamento, ma più di tanto non creerà grossi sconquassi per quanto riguarda più che altro Biden, che avrà un pochino di più le mani legate rispetto a quello che vorrebbe fare, quindi sarà un pochino più vincolato alle decisioni che dovranno prendere gli altri al posto suo, quindi sarà un po' più circoscritta le sue decisioni, ecco. Molto bene, allora a questo punto prendiamo ancora altre due domande dalla chat e mi sento di chiamare in causa Edoardo con il mercato asiatico e soprattutto i grandi ribassi che hanno caratterizzato le high-tech cinesi. Anche la Cina fra 6 mesi ha un evento di portata storica, il 20° congresso del Partito Comunista, che andrà a ridefinire quelli che sono la roadmap all'interno dell'ultimo piano quinquennale e soprattutto tenere a bada le fazioni avverse a Xi Jinping. Cioè non è che lì, anche se c'è uno che in questo momento comanda, tutti gli altri stanno là con le mani in tasca ad accettare il diktat che cade dall'alto. C'è un certo tipo di establishment che vorrebbe ovviamente sostituirlo con un altro leader. Partiamo questa volta da Pietro, poi Nicola e poi Paolo. Pietro, qual è il tuo pensiero sull'high tech, sull'equity asiatica, quindi da Tencent fino, come abbiamo visto, Alibaba? Se ci operi e se li ritieni come titoli validi per avere indicazioni operative magari da implementare su altri mercati. No, pochissimo, non ci ho fatto qualcosa su Alibaba in quella, proprio in quella fase di critica, sempre il mio solito schema di sito entrare sulle situazioni estreme. Il tema lì in Cina è che bisogna ragionare proprio con metriche totalmente diverse dalle nostre. Tutti
ho diversi amici che vivono in Cina e mi dicono sempre: non devi pensare come stai pensando tu, devi pensare come pensano i cinesi, che hanno proprio un modo diverso di fare. Lì le decisioni si prendono non in maniera collegiale o lenta o ci si ragiona su, è un baleno, e l'abbiamo visto anche con quando ci sono le intenzioni di fare delle cose, no? Se pensi, i cinesi hanno dei piani, dice in 5 anni faremo questo, e lo fanno, perché si mettono e le fanno le cose. E lì in Cina c'è stata un po' la caccia a un certo tipo di establishment finanziario. Il regime ha dato mandato sostanzialmente di circa un annetto fa di un po' ridurre il potere che avevano alcune multinazionali, alcune insomma aziende fortissime, che stavano rischiando un po' di occultare o obnubilare il potere centrale, e in un baleno, hai visto, hanno subito messo alle strette Alibaba e quant'altro. Detto ciò, la Cina tecnologicamente, chi c'è stata sa che anche lì è molto diversa da noi, la gestione dei pagamenti digitali è impressionante. Se qualcuno è stato in Cina sa, ad esempio, quanto venga utilizzato WeChat. Cioè in Cina il passaggio alle carte di credito non c'è stato, a noi c'è stato per anni le carte di credito e poi adesso la valuta digitale. Loro sono passati direttamente al cellulare e WeChat fa di tutto lì, è impressionante. Quindi la tecnologia funziona, però mi spaventa molto il fatto che da un momento all'altro il governo possa fare il buono e cattivo per tempo su una persona, su un settore, su un'azienda, e quindi non è il mio mercato, non sono specializzato in questo e quindi faccio veramente pochissimo. Grazie. Nicola? Allora, sempre lo stesso discorso, Eugenio, cioè intanto diversifico sui settoriali, non l'ho detto prima, ma quegli ETF che ho preso sono tecnologico, come citava anche Paolo, sicurezza informatica, come citava Pietro, e il terzo era sul green, però americano, quindi settoriali americani. E la metafora dello scudetto, mo non la rifaccio, però è sempre quella, cioè è un anno, quasi due, che l'Asia va male, che la Cina va male, e si dice, cavolo, però forse sono prezzi interessanti, forse sono interessanti, io sono più dell'altra sponda, cioè di quelli che dicono sono interessanti. L'America è per 1 o 2 anni è salita molto bene, se viene giù l'America, la Cina, che già va malino a livello di equity azionaria da 1 o 2 anni, che cosa fa? Probabilmente fa ancora peggio. Quindi neanche io come Pietro sono un esperto, non seguo tantissimo, però non la sceglierei, ecco, non ci punterei. Grazie. Paolo? Ma guarda, io ho un ETF sulla Cina, piccolino, però l'ho messo l'ETF sulla Cina. Poi a proposito di Alibaba, che ho visto la domanda che ha fatto un ascoltatore, beh, ricordiamoci che innanzitutto Jack Ma è stato messo da parte per qualche dichiarazione che ha fatto, stava entrando Ant, che era la finanziaria di Alibaba, che era la più grande IPO della storia. Dello sbarco in borsa, l'hanno bloccato completamente. Però c'è da dire che Alibaba da $320 è passata a 108, mi sembra, oggi, perché fatalità, guarda, ho fatto un'opzione ieri su Alibaba, l'ho fatta a 98, pagava bene 98, quindi spero di venire assegnato anche a 98, perché scadeva venerdì prossimo, scade 98 l'opzione su Alibaba, e pagava $200 e il cambio era di 9.800 euro, e quindi, perché ti danno 100 azioni ogni, sì, ogni pacchetto sulle azioni americane, e beh, una DR americana, insomma. Per cui Alibaba, a mio avviso, quest'anno stanno investendo $25 miliardi per fare il buyback. Quando una società fa il buyback, cioè toglie azioni dal mercato, molto probabilmente perché vedono che le loro azioni sono sottoquotate rispetto al valore del mercato. Quindi starei molto attento su Alibaba, perché ha perso tanto, da 3,20 è andata a 80, poco sotto $80, e siamo sui 108 adesso. Quindi vorrei dire che molto probabilmente potrebbe arrivare anche 150-160, non è incentivazione all'investimento,
però lo stiamo monitorando forte Alibaba, perché molto probabilmente potrebbe dare delle belle soddisfazioni. Quindi la sto cercando di fare, prendere i premi e vedere se in caso di assegnazione dopo vedo se vale la pena di difenderla oppure di tenerla in portafoglio. Quindi è un bel asset Alibaba, che a mio avviso è stato fortemente venduto negli ultimi anni. Però ricordiamoci che quest'anno 25 miliardi di dollari saranno investiti proprio per il buyback, quindi è una cifra importante. Molto bene, ti ringrazio. Allora, siamo quasi prossimi alla chiusura. Vi anticipo già i temi che vi chiederò in modo tale che ci pensate mentre gli altri colleghi si espongono. Primo, guardiamo anche in casa nostra, mercato italiano, vi chiedo una vostra convinzione su un titolo, qualcosa che una sorpresa, una che potrebbe sorprendere, e poi un insegnamento, un educational che ognuno di voi si sente di dare a chi ascolta adesso e poi soprattutto chi ascolterà la registrata per il mondo del trading online e della speculazione finanziaria fulminea. Pietro, una tua convinzione sul mercato azionario italiano, un titolo. Guarda, un titolo probabilmente sceglierei ad oggi Interpump, che è stato un grande protagonista nel passato e adesso viene buttato via come se tutto fosse cambiato in poco, e invece secondo me è una storia che può stare in piedi. Poi fra le mid cap c'è San Lorenzo, che mi piace, era anche candidato a entrare nel FTSE MIB 40 e insomma si occupa di yacht di lusso e quant'altro. Adesso non ci sono più gli oligarchi, ma non vuol dire che. Poi mi piace ERG perché sta facendo una bella storia di ristrutturazione, allontanandosi chiaramente dal suo business tradizionale. Poi lasciami pensare qualcosa di piccolino. Ci penso, magari al prossimo giro te la dico. No, ma è più che sufficiente, sei stato molto istruttivo. Nicola? Allora, lì ci sono le intramontabili generali Enel, che sono sempre state forti, probabilmente continueranno ad esserlo, e se davvero andiamo verso una politica monetaria di rialzo dei tassi anche in Europa, potrebbero tornare un pochettino i bancari, i poveri martoriati bancari che hanno spesso affossato il nostro paniere negli anni passati, e ovviamente fra i bancari Intesa San Paolo è sempre la numero uno. Io concordo con te Nicola, cioè per me la scelta, prima scelta mercato italiano è Intesa, anche per il flusso di dividendi particolarmente corposo, sempre garantito, e poi per il piano industriale che è volta a trasformarla in uno dei primi attori del mercato europeo. Paolo? Beh, pensavo che Pietro dicesse Defense Tech Holding prima, visto che aveva parlato di titoli sul settore. La conosci, no Pietro? Beh, ho visto che conosco, è un po' sottile per i miei gusti, là bisogna andare. Sì, però è un titolo che ha un book veramente scarico in denaro, però oggi ha registrato un rialzo, sebbene il mercato andava giù e lo stavano comprando, un po' di giorni che lo stanno difendendo, il book è abbastanza scarico in denaro, però ha recuperato i 5 euro oggi, quindi sembra un titolo interessante che possa avere uno sviluppo a rialzo. Staremo a vedere le prossime, sia C4Gate che Defense, sono due titoli che bene o male, quando la borsa ha sofferto, sono titoli che iniziano a salire, quindi attenzione, perché anche C4Gate, CY4 come acronimo, è un titolo che solitamente potrebbe ripartire da questi prezzi. Per quanto riguarda, dopo sono pienamente d'accordo con Nicola, Enel generali, Enel che 5,86 euro, guarda, avevo venduto parecchie put a 6 euro di Enel e le avevo venute anche strette perché contava 6,20 e ho venduto subito lo strike 6 perché non mi interessava niente che se andava sotto i 6, tanto la volevo a 6, dopo ho venduto anche i 5,80, quindi senza problemi, ha recuperato subito i 6 euro, oggi era forte, ha chiuso a 6,20, era 6,27, 6,28 col mercato 2-3 giorni che è debole, Enel
si sta difendendo bene, quindi a mio avviso anche un bel dividendo e sì, potrebbe andare su. Generali stessa cosa, se dovesse ritracciare un buon titolo. Dopo abbiamo Intesa, naturalmente Intesa recupera sempre i 2 euro, oggi è sotto i 2 euro, però potrebbe recuperare bene, quindi io l'aspetto sempre a 1,70, 1,80 per poter iniziare a comprarla. L'ultimo titolo è Fineco, perché a mio avviso Fineco dal punto di vista bancario è un titolo che dà delle belle soddisfazioni, quindi sì, in caso di ritracciamento importante Fineco è un titolo da tenere in considerazione, beh, più sul gestito che più con titolo bancario, però ha dato sempre buone soddisfazioni, ha tenuto bene il mercato, e ricordiamoci che era 8-9 euro e è andato a finire a 15 euro, e adesso mi sembra era 12,50, 12,70 oggi, però un titolo in caso di tracciamento da tenere quasi 14. 14 oggi Fineco Bank, sì, dovrebbe aver chiuso, ce l'ho, però l'ho appena caricata, Paolo, non me lo ricordavo. Ah, sì, sotto i 14 ha chiuso. Sotto i 14, no, perché uno strike 12 e 25 sempre di opzioni. Sì, hai preso i minimi, hai preso i minimi del 7 marzo. Esatto, sì. Beh, prima di passare, grazie Paolo anche per il tuo spunto operativo. Prima di passare ai consigli educational, visto che ne avete parlato tutti e tre, vi faccio io una domanda a livello proprio personale, ma sul vostro portafoglio, visto che avete parlato tutti di ETF, ma sul vostro portafoglio in percentuale quanto pesano gli strumenti finanziari, gli ETF e i fondi a gestione attiva in percentuale? Pietro, Nicola, Paolo. 100-0, non ho fondi a gestione attiva. Ah, tutto ETF? Sì, assolutamente. Ma per una mia insipienza, nel senso che secondo me quando tu vai sul mondo della gestione a picker, cioè devi avere la capacità di cogliere il gestore che è in grado di dare alfa, quindi dare rendimento, e poi devi sempre sperare che quel gestore lì rimanga, no, nel fondo che tu hai preso. Quindi non ho questa abilità. Secondo me è uno studio complesso da fare che non genera un così grande valore, anche perché dicevo, immaginare, se vedete la storia, è molto difficile immaginare un fondo che abbia una persistenza di rimanere sempre nel quarto quartile, quindi sempre sopra performare il mercato così. Quindi non ho queste skill e quindi vado in maniera molto semplice sul passivo a costi bassi. E se posso chiedertelo, Pietro, quanto pesano all'interno di tutti gli ETF, cioè di tutto il paniere ETF, quanto pesano quelli a replica sintetica? Tu dici, ti dico la verità, secondo me il discorso sintetico è più un fatto teorico, no, alla fine gli ETF, anche quelli, diciamo, gli uni e l'altri replichi in maniera abbastanza fedele il benchmark, se sono liquidi e sono ETF con un emittente, insomma, con un track record buono, non credo che sia quello il tema. Il tema dell'ETF è che sono dei prodotti ormai maturi, nel senso che se ci pensi hanno ormai quasi 20 anni, il mercato si è sviluppato, è competitivo, commissioni basse, quindi ribadisco, io sono per la gestione passiva, ma probabilmente per un mio limite, perché non riesco, non ho mai perso troppo tempo a capire qual è il fondo attivo, il gestore attivo più bravo, e quindi vado passivo e sono contento. Ho capito. Beh, non dire vado passivo e sono contento, perché fai pensare a qualche altro, dai. Me la sono chiamata. Poi la tagliamo, la mettiamo su Twitter, su LinkedIn, su Facebook. Nicola. L'apice della serata. Allora, no, Eugenio, lungo periodo, la metà del capitale lo utilizzo per il lungo periodo. Anche io con ETF, e al massimo ci aggiungo pochissime azioni proprio di rado, e invece un po' più spesso i bond governativi. L'altra metà del capitale invece la uso per fare trading e farli, diciamo a sua volta 50-50, quindi un quarto, e future, io faccio gli indici, faccio oro e petrolio, faccio il bund, euro-dollaro, sterlina-dollaro, e l'altro quartino, strategie in opzioni, quindi faccio le mie strategie in opzioni dalla mensile, trimestrale, fino al massimo durata semestrale. Ti ringrazio. Paolo? Beh sì, io 60-70% scalping,
poi il 30%. Cerco di farmi eseguire un po' di ETF, ma faccio fatica. L'ultimo mese ne ho sortati una valanga, non sono riuscito a farmi assegnare, volevo a tutti i costi farmi assegnare un po' di ETF, non ci sono riuscito tranne quello cinese, ma è stato un po' largo. E dopo qualche europeo, qualche americano, insomma, adesso vediamo se questo mese ho qualche assegnazione. Però sto cercando di andare anch'io sugli ETF, alla fine... Giustamente Pietro ha detto hanno commissioni bassissime di gestione, in più anche se te le hai l'assegnazione sulle, su, per quanto riguarda le opzioni non hai neanche soldi di assegnazione, quindi non hai neanche quel problema lì, quindi sto cercando di farmi assegnare qualcosa, faccio un po' di fatica, evidentemente sono un po' lontano e ci sto andando anche addosso, però non me li assegnano, arriva lì vicino dopo va sempre su. Lo scorso mese ho cercato di sortare un ETF che quotava 39, l'ho sortata a 40, mi è chiuso sopra i 40, cioè anche in demand non riesco a farmelo assegnare. Quindi vediamo di farmi assegnare qualcosina sto mese. No, nel mio caso sono tre quarti fondi a gestione attiva, fondi flessibili, fondi market neutral, al di là di quello che poi serve per l'attività di trading. Bene, siamo in chiusura. L'ultima spoilerata, per usare un termine giovanile, a ognuno di voi che siete anche oltre a trader professionisti, grandi formatori, grandi educatori finanziari, chiedo una massima, un consiglio da dare a chi è collegato adesso, ma soprattutto ascolterà poi la registrata, a chi trada, a chi è iniziato a tradare, a chi si vuole avvicinare al mondo del trading e così via discorrendo. Pietro. Ma ti do una cosa un po' politicamente scorretta. Diciamo tendenzialmente io farei sempre il contrario di quello che tutti dicono di fare, perché se siamo tutti d'accordo che il 90% perde soldi, se noi facciamo esattamente l'opposto di quello che fa il 90% delle persone, al 90% guadagniamo. Quindi non prendere per buone le solite retoriche, le cose trite ritrite, che ne so, mai comprare un coltello che scende, che cade, tutte queste cose qua che servono più per fare storytelling che per altro. Quindi non prendere queste storie qua che ormai sono vecchie, che non funzionano, ma provare sulle proprie spalle, non credere agli altri e cliccare. Questo è il segreto, cioè non affidarsi a particolari mentori o quant'altro, provare sulle proprie spalle, perché magari io ti posso insegnare la mia operatività, a te non va bene, quindi quant'altro. Quindi il consiglio, il segreto è non credere in setup magici, non andare dietro a ste robe, provare sulle proprie spalle. Il processo è una sofferenza. Io dico sempre che non consiglierei mai a un mio amico di fare il trader, perché è un mestiere dove si soffre terribilmente e la sofferenza è fisiologica. Quindi se non sei portato a una sorta dose di masochismo, spesse volte non fa per te. Però a parte gli scherzi, il segreto insomma è non avere segreti, il segreto è affidarsi al proprio buon senso, sperimentare le cose da sé, non affidarsi a un sacco di ritorni di jingle che non sono affatto veritieri, secondo me. Ti ringrazio, Nicola. Abbiamo tutti imparato a fare trading facendo trading, Pietro, sbattendo sì. I denti sui mercati, è così per tutti. No, io ho una battaglia, Eugenio, sull'utilizzo della size corretta, perché vedo tantissimi trader fare size totalmente sballate, cioè tradare gli stessi quantitativi di euro-dollaro e pure di petrolio, quando uno si muove di mezzo punto percentuale al giorno e quell'altro fa il 6-7% al giorno di media, e quindi adeguare le size di trading non solo al proprio capitale, ma ai vari strumenti, alla volatilità dei singoli strumenti, oppure alla volatilità di un periodo. Io sono passato da inizio anno che facevo il DAX Future grande da 25 euro punto ai giorni della guerra che facevo fatica a fare il mini DAX 5 euro punto come operatività intraday, perché da 100 punti al giorno di movimento siamo arrivati a farne 1000 in un giorno. Sì. E quindi è importantissimo adeguarsi. Guarda, ho anche un file Excel che regalo, Eugenio, se volete scrivermi ve lo regalo, perché ci tengo ed è una cosa sottovalutatissima che spesso fa perdere solo perché hai scelto le size sbagliate, sei andato in oversize su certi strumenti. Ti ringrazio. Paolo?
Sì, guarda, concordo con Nicola, le size è una delle questioni più difficili in borsa, perché qualsiasi strumento ha delle size e cambiano anche continuamente, il mercato cambia. Uno dice entro con 5.000 euro su un titolo, cioè, ci sono titoli che non puoi entrare con 5.000 euro, perché più di 1.000 euro non puoi entrare. Il petrolio entravi col contratto pieno, adesso il petrolio lo spread ha 3-4 tick di spread continuamente sopra i 100 dollari, fai fatica, hai 5 tick di stop, non puoi più avere 5 tick di stop sul petrolio perché ne hai già 3-4 di spread. Quindi è complicato, bisogna adattarsi continuamente sul mercato, non è facile, ci vuole molto tempo per diventare i trader professionisti. Purtroppo, sai, vai in sala operatoria e uno pensa di diventare dottore subito, no? Vai subito in sala. Io non vorrei essere operato da uno che va in sala operatoria dopo 2 mesi che sta imparando a diventare dottore. Vorrei andare da un dottore che dopo parecchi anni che ha fatto degli studi. Stessa cosa sul trading, uno non pensa che il trading ci vuole dedizione, tempo, passione. Ognuno di noi ha delle caratteristiche. Ha detto giusto Pietro, non puoi insegnare a qualcuno di cambiare i suoi paradigmi com'è una persona. Ognuno ha delle sue cose, perché io insegno delle cose anche facendo i corsi, ognuno fa di testa sua. Io insegno il 100% di quello che insegno io, nessuno impara mai l'1% per dirti, e dopo la colpa è tua. Quindi imparate da soli che è meglio, è la cosa migliore, sbattete la testa continuamente, è il più bel lavoro del mondo, non soffro, come ha detto Pietro, lui soffre, io non soffro assolutamente, mi diverto in borsa. Quindi, una volta bestemmiavo di più, dopo ho imparato a non bestemmiare più, quindi, è il lavoro che ti porta alla bestemmia questo. Poi hai messo il crocifisso sulla porta e ti ha rinsavito. Vabbè, allora ragazzi, siamo in chiusura. Innanzitutto, chi ascolta e poi ascolterà la registrata, trovate in descrizione video il link diretto al sito professionale sia di Pietro, di Paolo che Nicola. Secondo, a ognuno di voi, con velocità telegrafica, volete ricordare dove chi vi conosce per la prima volta può iniziare a seguirvi come interazione sui social network e anche se avete prossimamente delle attività di formazione e educazione schedulate. Pietro. Guarda, no, penso che chi mi vuole trovare sa come fare, se osservate il sito si vede qua dietro e vi aspetto, ma insomma c'è sempre un modo per trovarmi, è abbastanza semplice. Ti ringrazio. Nicola. Nicola Paratrading sui social, il nome è sempre quello ovunque. E ho fatto il corso sul mio protocollo operativo meccanico a Rimini il 29 e 30 aprile, però è già sold out, quindi poi magari condividerò una nuova data, penso a Milano per fine maggio, inizio giugno. Poi la condividerò su Telegram, su Facebook, insomma, sui soliti canali. Grazie, Paolo. Allora, vedo che è l'occhio Eugenio, perché vedi anche il crocifisso sopra là, quindi hanno un occhio da scalper. No, dai, top borsa di Paolo Serafini, dai, cioè, tanto mi conoscono quasi tutti, conoscono Nicola, Pietro, e quindi le persone sanno dove trovarci, dai. Un abbraccione a tutti quanti, grazie mille a voi, Stai scherzando, è stato un piacere per me avervi ospiti e soprattutto aver potuto interagire professionalmente e personalmente anche con momenti di ilarità. Prima di chiudere, lancio io un monito nell'interesse non solo di noi quattro, ma di tutti gli altri colleghi trader professionisti. Fate attenzione, non noi quattro, ma quando vi interfacciate su piattaforme di interazione per comunicare tipo Telegram, Twitter e cose varie, stanno proliferando profili falsi, cioè sono autentici furti di identità. Prendono la nostra foto, clonano un profilo e si mettono a spammare, facendovi credere che siamo noi che magari proponiamo il tale investimento, il tal corso e così via Ce l'ho discorrendo. come le Verificate, figurine. esatto. Nicola, ad esempio, è appena purtroppo caduto in questo tipo di episodio, con me lo stanno facendo ormai da quasi 2 mesi. Verificate sempre l'originalità dei profili, e i profili originali di ognuno di noi sono riportati nei rispettivi siti professionali. Quindi, come ho detto prima, li trovate indicati. Non fidatevi di chi utilizza le nostre immagini professionali per
vendervi con magari pagamenti di fantasia o esotici, corsi, segnali operativi e così via discorrendo, perché state sicuramente interagendo con persone che stanno commettendo un crimine a nostra insaputa. Detto questo, amici miei non dell'avventura, ringrazio e abbraccio fraternamente Pietro, Nicola e Paolo. Spero di potervi rivedere di forma fisica nel corso del 2022. Con grande presunzione ci dovremmo rivedere a Roma, se abbasseranno le seccature della burocrazia Covid. A tutti quanti gli altri, buoni investimenti, buon trading, buon Bitcoin, buon Intesa San Paolo, e ci vediamo la settimana prossima con altri tre graditissimi colleghi nostri nel mondo del trading professionistico italiano. Buon proseguimento di serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti. È scappato Piero. Ciao Eugenio.